Neanche il sole e il caldo dell'estate ha dissuaso le oltre 1000 persone che ieri hanno manifestato contro i commissari scuri urbani e i loro ormai conosciuti come famigerati decreti. Mondo politica, associazioni, istituzioni, cittadini e commercianti che per partecipare alla manifestazione hanno tenuto abbassata la serranda delle proprie attività con esposto il cartello «Io aderisco». E ad aderire alla protesta sono stati soprattutto i sindaci che li ha visti con la loro fascia tricolore mettersi in campo al corteo. E c'erano proprio tutti, tranne qualcuno che aveva annunciato la non partecipazione. Alto, medio Tirreno Cosentino, in barba ai chilometri di distanza, proprio quelli che i commissari ad acta non hanno saputo calcolare, la Valle dell'Esaro. Partiti dal porto della cittadina, hanno invaso la strada statale 18, che è stata bloccata al traffico, previa autorizzazione, per dirigersi verso l'ospedale civile Iannelli, sede proprio in questi giorni del presidio permanente allestito dall'amministrazione comunale e dove sono state raccolte oltre 7000 firme per scongiurare sì la chiusura del nosocomio cetrarese, ma in generale contro quell'insensato piano del riordino della rete ospedaliera dell'intera regione che oltre agli Annelli penalizza e declassa intere strutture sanitarie. Tutti hanno gridato il loro sdegno, le loro preoccupazioni e soprattutto la loro sfiducia contro chi, politica in primis, negra un sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione nell'articolo 32 e in nome di questo, terminata la manifestazione, smantellato il presidio, la protesta continuerà, così come annunciato dagli stessi sindaci, nelle sedi più popolate del Consiglio regionale e poi destinazione Roma. Disposti ad andare lì, a Roma.